Nel quinto centenario della morte, Vicenza, in Palazzo Barbarano da Porto, dedica una grandiosa esposizione ad Andrea Palladio, colui che fu il più grande architetto del Cinquecento e del Seicento, cambiando con le sue opere l'aspetto architettonico italiano ed europeo. Curata da Guido Beltramini, così come fu quella del Cinquecento dedicata alle ville e fattorie, è stata promossa dal Centro Internazionale di Architettura Andrea Palladio con il concorso della Royal Academy of Art del British Institute of Architects di Londra. Per questa occasione sono ritornati i disegni che il suo collaboratore, lo Scamozzi, cedette nel 1614 all'architetto Inigo Jones, che poi passarono al Duca di Burlington, e 70 disegni architettonici dei più grandi del tempo, fra i quali Raffaello, Michelangelo, Bramante, San Gallo, Sansovino, fino alle Corbusier, che dimostrò grande interesse per il suo trattato in quattro libri e per le sue realizzazioni. Straordinari i suoi disegni. Interessantissimi i modellini, quelli già realizzati e quelli messi in opera per questa esposizione di progetti non eseguiti, che tramite DVD, video, animazioni digitali vengono contestualizzati nei luoghi per i quali erano stati pensati. Interessante anche l'aver inserito opere di artisti coevi come le tele di Leandro Bassano e del Veronese e il braciere del suo padrino Vincenzo Grandi.